non è colpa sua, poi. Quando colpa mia. Allora, buongiorno a tutti. Se siete d'accordo, possiamo brevemente fare il punto su questa due giorni newyorkese e contemporaneamente rispondere a alcune delle vostre considerazioni. Abbiamo credo un quarto d'ora di tempo più o meno prima di abbiamo poi la Clinton Global Initiative, quindi l'intervento sull'immigrazione, il primo intervento sulla questione migratoria, una serie di incontri vari nel corso del pomeriggio e poi stasera iniziative fino all'apertura ufficiale dell'assemblea, e quindi poi domani sera rientreremo in Italia, rientreremo a Milano per la serata per il pranzo della moda e per il lancio dell'iniziativa Italia Industria 4.0. quindi questo è un po' lo scenario di insieme. Naturalmente ci sono vari argomenti all'ordine del giorno di questa che sarà l'ultima assemblea di Ban Ki-moon, l'ultima del presidente Obama. Peraltro il segretario Ban Ki-moon sarà in Italia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con una serie di incontri istituzionali. Da parte nostra ovviamente la priorità è quella della questione dei rapporti con l'Africa, come abbiamo cercato di dire a Bratislava, e dall'altro la necessità di evidenziare con grande forza la lotta al terrorismo globale. Ancora è presto per fare analisi su ciò che è accaduto o sta accadendo in queste ore a New York, ma naturalmente da parte di tutti la massima attenzione e il tentativo di fare ogni tipo di sforzo sia in ordine alla prevenzione che in ordine a tutto ciò che può sradicare la cultura di morte è oggetto dei nostri lavori, non soltanto all'ONU, ma direi dei lavori quotidiani. Prima però di parlare di tutto questo, mi permetterete di introdurre un argomento che forse non farà grandi notizie, però che per me è, per motivi che sento particolarmente veri, particolarmente personali, ma particolarmente politici con la P maiuscola, mi permetterete di ringraziare la delegazione paralimpica italiana che sta tornando da Rio de Janeiro dopo aver chiuso le Paralimpiadi. È stata una straordinaria festa. Siamo molto orgogliosi come governo di aver dato al Comitato Paralimpico, guidato dall'ottimo Luca Pancalli, tutti gli strumenti per poter muoversi in autonomia, per riconoscere a questi nostri connazionali tutto l'affetto e anche per dar loro i mezzi per potersi organizzare nel modo più intelligente. E niente, un grande abbraccio. Leggevo oggi un'intervista su un quotidiano di Bebevio, una delle protagoniste di questa edizione dei giochi. Penso alle parole di Alex Zanardi, alle donne dell'esercito, agli uomini, alle donne che con le forze armate, anche quelli che non stanno nelle forze dell'ordine, nelle forze armate, hanno ottenuto dei risultati strepitosi. A tutti loro l'abbraccio più forte e più bello del governo. Abbiamo pubblicato un video con le loro immagini e abbiamo chiuso dicendo viva l'Italia, viva il tricolore, che credo abbia reso orgogliosi molti di noi anche attraverso le imprese di questi nostri connazionali, di cui troppo spesso si parla poco. Scusate se può sembrare strano che all'Assemblea dell'ONU si parta da questo, ma per me è un elemento di orgoglio che ci tenevo a condividere con voi. Se ci sono questioni, le prendiamo al volo. Beh, direi sulla, ci sono questioni. Sì, sulla questione del questo attacco terroristico dimostra quanto fragile sia la situazione. Un attacco, tra l'altro, piuttosto rudimentale, quindi di facile esecuzione. Tutto è collegato alle tensioni. Quindi oggi si parla all'ONU di immigrazione, di rifugiati. Ecco, qual è il collegamento, secondo lei, fra quello che è successo a New York e quello che dovrebbe succedere all'ONU? No, io non vedo un collegamento tra collegamento diretto, voglio dire, non vedo un collegamento diretto. Come è noto, ne abbiamo parlato a lungo,
nei mesi scorsi è difficile fare un quadro preciso, puntuale delle varie minacce terroristiche. Qualche giorno fa qui a New York abbiamo tutti, voi avete che eravate qua, ricordato la terribile vicenda dell'11 settembre. In questi 15 anni molto è cambiato, ma anche la minaccia terroristica ha assunto sembianze diverse. In alcuni casi si è trattato di persone radicalizzate da lungo tempo e inviate negli Stati Uniti o in Europa. In altri casi si è trattato di processi diversi, più recenti, talvolta subitanei, come quello che sembra essere accaduto a Nizza. In altri si è trattato di vicende nate nelle stesse città europee. Parigi, Bruxelles, le banlieue. E quindi il grande tema delle periferie, su cui pure vorrei spendere una parola alla fine, ma quindi sono modalità ben diverse. In alcuni casi sono persone che vengono da fuori, in altri casi sono persone che paradossalmente l'Europa esporta. Guai a dimenticare il fatto che Jihadi John era un inglese, ucciso dagli americani nel novembre del 15, ma era un inglese. Ora, la questione migratoria è diversa, nel senso che molte di queste persone scappano esattamente da quelle guerre e da quel radicalismo che crea i danni che conosciamo. Poi però c'è un problema più grande ed è quello di riuscire a gestire in modo diverso la questione africana. Noi torniamo all'ONU ribadendo questo punto, che poi è l'elemento che ha lasciato qualche dubbio a molti di noi. A Bratislava, perché siamo arrivati a leggere un documento in cui di Africa non c'era neanche il nome. Dunque, non vi è un collegamento diretto tra queste due tematiche, c'è da gestire la questione migrazione perché è evidente che noi vogliamo salvare tutti quelli che possiamo salvare ed è altrettanto evidente che non può essere l'Italia ad accoglierli tutti. I numeri sono ancora numeri più o meno simili a quello dello scorso anno, ora siamo leggermente qualcuno in più, ma il problema non sono i numeri, il problema non è l'immediato, il problema è la strategia dei prossimi anni. O si interviene per tempo in Africa, oppure l'Europa non è in grado di gestire questo problema. Quindi gli europei ci devono dire, ma mi pare che ormai lo stiano dicendo, con i loro eloquenti silenzi, se hanno capito che questa problematica della migrazione non si risolve con un'intervista, non si risolve con un convegno, non si risolve con una dichiarazione, ma la questione migratoria è diversa dalla questione terrorismo e credo che sia un pericolo sovrapporle insieme, perché la questione terroristica è ben diversa. Rispetto alla vicenda New York, non abbiamo elementi tali da poter giudicare New York, New Jersey. Restiamo a ciò che è stato ufficialmente comunicato da FBI e dalle varie autorità che stanno lavorando alla risoluzione del caso. Ragazzi, Filippo, o fai il vigile urbano, o Papa si è fatto sentire, è intervenuto con sprezzo del pericolo e incurante delle voci femminili che si alzavano, lo Papa. Rapidamente a proposito di immigrazione, per legarci subito dall'argomento, oggi il sindaco Sala si fa portavoce del malessere, dell'insofferenza proprio in tema di migrazione, i sindaci e più di altri forse stanno facendo carico dell'accoglienza, avrà letto probabilmente la lettera pubblicata da Repubblica, chiede un piano nazionale, quel che sta facendo il governo in questo momento non è sufficiente, scrive Sala. Cosa risponde? Ho letto le considerazioni di Sala, sono considerazioni che non giudicherei nel modo che lei ha descritto, ma che sicuramente pongono un tema vero, anche perché, come è noto, i comuni che accolgono sono circa il 10% di tutti i comuni, quindi il sistema degli SPRAR,
è un sistema che può essere ridiscusso. Noi lo stiamo facendo insieme a tutte le realtà comunali. Abbiamo incontrato il presidente dell'ANCI, perché il presidente dell'ANCI è l'ex sindaco di Torino Fassino. Abbiamo incontrato il responsabile dell'immigrazione per l'ANCI, che è il sindaco di Prato, Biffoni. Abbiamo discusso sia a livello di Viminale che a livello di Palazzo Chigi, che con i vari soggetti interessati dalla vicenda, come poter gestire. Essenzialmente ci stiamo tarando sul 2017, cerco di essere chiaro. Il problema non è l'immediato. L'Italia non ha un afflusso di migranti come quello straordinario della Germania lo scorso anno. Il rapporto è sempre di 10 a 1 rispetto a quello che è accaduto lo scorso anno. Ma noi dobbiamo interrompere il flusso, perché è evidente che la gestione costante, l'arrivo costante, l'afflusso costante, senza un intervento a monte, cioè in Africa, rischia di creare delle difficoltà. Quindi di conseguenza siamo pronti a discutere con i sindaci. In questo senso la lettera di Sala è uno stimolo. Ne avevamo parlato con Beppe Sala martedì scorso a Milano durante la firma del patto per Milano, quindi non è una considerazione che ci prende alla sprovvista, ma contemporaneamente non ha neanche quel carattere di immediata urgenza per domani mattina. È una questione da affrontare tutti insieme, con i sindaci, con i ministeri interessati e con naturalmente le autorità europee. La mia impressione è che se l'Europa continua così, noi dovremmo organizzarci in modo autonomo. Questo è l'unico vero elemento di novità che arriva da Bratislava. Cioè a Bratislava si sono fatte tante parole, ma non siamo stati in grado di dire parole chiare sul tema africano. Questo è il motivo per il quale, con un eufemismo, diciamo, non l'abbiamo presa benissimo. Ma il problema è quello, cioè che alla fine Juncker fa un discorso buono su questi temi, ma poi non vedi fatti. Tra l'altro credo che questo sia un problema per l'Europa. Cioè, vorrei dire che l'Italia farà da sola, l'Italia farà quello che serve in termini di migrazione, in termini di lavoro sui paesi africani d'origine, e mi dispiace perché questa è un'occasione persa per l'Europa, più che un problema enorme per l'Italia. Il problema c'è, con i sindaci stiamo ragionando di come coinvolgere tutti gli amministratori comunali. Bisogna evitare che chi viene qui in attesa di essere giudicato rifugiato stia a passare il tempo senza fare niente, perché mi sembra evidente che se tu hai centinaia di persone che stanno davanti al bar ad attendere che si faccia sera, è un elemento che fa giustamente crea anche degli elementi di insofferenza. Bisogna consentire a queste persone di venire solo se hanno titolo per farlo, quindi interventi in Africa, interventi nei paesi d'origine, cooperazione internazionale, messa in sicurezza delle strutture in Africa, e contemporaneamente chi ha diritto di stare da noi abbia gli strumenti per poter vivere qui senza essere dalla mattina alla sera a bighellonare fuori da strutture pubbliche o private, perché questo è un elemento che suscita preoccupazione anche da parte degli amministratori di qualsiasi colore politico essi siano. Però torno lì al punto sui sindaci. Abbiamo oggi 7.999 comuni, circa il 10% accoglie, quindi dobbiamo trovare un meccanismo, un metodo diverso. È uno stimolo positivo quello della lettera di Sala, lo prendiamo come tale. Di questa cabina di regia che sarà coordinata dal
Ma noi stiamo, diffido sempre di espressioni come cabine di regia o espressioni del genere. Noi ci vediamo regolarmente, siamo pronti a discutere di un metodo di lavoro più coordinato se necessario. Faccio degli esempi banali. Noi oggi abbiamo una situazione nella quale i ministeri che si occupano di migrazione sono 6 o 7, perché hai ovviamente il Viminale, poi hai tutta la parte relativa alla difesa, poi hai la parte relativa alla scuola e all'educazione con i minori non accompagnati, poi hai la parte del lavoro, poi hai una parte che fa capo al MEF, poi hai la parte della Guardia Costiera che è alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture. E sicuramente mi sono dimenticato qualcuno, non me ne vorranno i colleghi ministri che ho dimenticato. Per tutti questi motivi, l'idea di un coordinamento più efficace, ovviamente gli esteri, come è ovvio che sia, vedevo la Farnesina in fondo alla sala rumoreggiare, ovviamente gli esteri, ma questo lo davo per scontato. Di conseguenza penso che un maggiore coordinamento ci sia, però ecco, cercherei di essere sintetico. Noi abbiamo per mesi aspettato l'Europa. Io credo che in Europa qualcuno debba riflettere sullo stato dell'arte. A Bratislava abbiamo semplicemente detto la verità. E non si risolvono i problemi dei populisti cercando di vivere alla giornata. O c'è una strategia, un orizzonte, una visione, quella che l'Italia propone da tempo, oppure ho l'impressione che i risultati non aiutino coloro i quali pensano che si possa rispondere semplicemente con il giorno dopo giorno. Ci vuole un disegno organico. Questo disegno organico nella questione migrazione è per noi il piano per l'Africa. Su questo piano per l'Africa l'Europa al momento fa i seminari e fa le interviste. Noi, che abbiamo messo più soldi sulla cooperazione, pensiamo che si possa anche coordinare meglio, se necessario, l'attività del governo. Coordinarla meglio con i sindaci, coordinarla meglio con le regioni, coordinarla meglio al nostro interno, sapendo però, ripeto, che il funzionamento ad oggi ha consentito all'Italia di affrontare una fase di emergenza mica banale, mica da ridere. Quindi fino a questo momento noi abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se ci sarà bisogno, perché l'Europa non ci ascolta, perché l'Europa non ci aiuta, di una fase 2, prenderemo le necessarie determinazioni, ma per il momento è una questione che, ripeto, ha un senso sul 2017, perché fortunatamente, comprensibilmente, con l'arrivo della cattiva stagione e anche con l'azione di tutte le persone di buona volontà, è immaginabile che nelle prossime settimane si riduca in modo significativo l'afflusso di nuove persone. Ora è il momento di ragionare del 2017, iniziando a aiutarli a casa loro ed evitare che rischino la morte in mare e contemporaneamente che l'Unione Europea continui a girarsi dall'altra parte. Poi mi fate un segno quando dobbiamo andare dalla Clinton. Benissimo. Alla Clinton Global Initiative, non vorrei. Possono essere un'occasione per cercare sponde alternative, per esempio Stati Uniti, Canada, lo stesso Giappone, anche se un po' defilato rispetto a questa vicenda, i paesi del Golfo. Cioè, se avete, come dire, in questi giorni state maturando, come dire, la volontà politica di cercare di aprire un po' questo discorso, visto che dall'Europa sono arrivati, come detto, tutti i messi in campo. La proposta dell'alto rappresentante di Federica, che è una proposta che
impegna, diciamo che è una proposta innanzitutto rivolta alla Commissione e al Consiglio, è sicuramente un passo in avanti, semmai si passerà dalle parole ai fatti. Perché in termini di parole noi abbiamo ottimi rapporti con tutti, la Commissione ha sempre detto parole apprezzabili, lo ha fatto Federica, lo ha fatto Jean-Claude, quindi massima disponibilità. Noi sulle parole siamo allineati. È sui fatti che mi pare che i risultati scarseggino. Noi abbiamo fatto a novembre 2015 un grande appuntamento alla Valletta, Malta lei ricorderà, quell'appuntamento che doveva essere l'inizio di un percorso con l'Africa è stato sostanzialmente cancellato dalla scena politica dall'irruzione dell'accordo con la Turchia, su cui conoscete le nostre posizioni. Il problema oggi è se questi accordi sono soltanto accordi messi lì e scritti con l'inchiostro simpatico o se sono invece progetti veri che diventano realtà. Se i progetti diventano realtà, noi siamo felicissimi di collaborare con l'Unione Europea. Mi ha colpito Bratislava perché a Bratislava, che doveva essere la grande risposta dopo Brexit, siamo arrivati con un documento dove nemmeno le parole erano sufficienti. Dunque, con le parole non vi è alcuna distanza dall'Unione Europea, però lo dico con molta tranquillità agli italiani. L'Italia è in grado di fare anche da sola, È l'Europa che perde un'occasione. Cioè l'Italia non ha un numero, e quindi rispondo alla seconda domanda, chiederete aiuto agli altri. Guardate, i numeri, se tu entri all'Assemblea delle Nazioni Unite, ti vergogni a dirli di fronte al Libano, che ha il 40% dei profughi della propria popolazione residente, di fronte alla Giordania, un piccolo Stato con un grande cuore, di fronte ad altri paesi, persino a fenomeni migratori del sud-est asiatico. Dunque, di cosa stiamo discutendo? Di 150.000, 170.000, 140.000, 180.000 persone? Io ho pensato che l'Europa potesse essere nelle condizioni di dare una risposta, perché su questi temi avevamo immaginato un'Europa capace di avere un'anima e non soltanto un insieme di regole. Ma se l'Europa non ha intenzione, non ha interesse, non ha desiderio di fare la propria parte, faremo da soli. Non è una situazione drammatica, non siamo in presenza di una vicenda emergenziale, stiamo parlando di qualche migliaio di persone, è ovviamente da gestire, non si possono lasciare soli gli amministratori territoriali, ma non siamo in presenza di un allarme come quello che accadde lo scorso anno in Germania, dove i numeri erano più o meno 10 volte quelli che abbiamo noi oggi. Quindi grande prudenza, grande equilibrio e però la consapevolezza che per me Bratislava doveva essere la ripartenza dopo Brexit, l'avevamo impostata così. Avevamo fatto il vertice di Berlino, avevamo fatto il vertice di Ventotene, avevamo raccontato questa come la prospettiva dell'Europa. Poi alla prova dei fatti mi è parso che sia mancato un po' di volontà. Speriamo che torni, anche perché mi sembra che questo sia un interesse comune. Noi comunque faremo la nostra parte con grande tranquillità. Non entro nelle vicende amministrative locali di altri paesi, pieno rispetto per il voto dei cittadini tedeschi. Inviato dell'ONU in Libia, proprio del progressista in Brescia, anche le implicazioni terroristiche di questi flussi di migranti. È importante che l'Europa capisca anche che la prevenzione serve anche ad evitare che si mescolino queste due emergenze. Confesso che talune dichiarazioni di Kobler sono dichiarazioni che sono state rilasciate senza che vi fossero elementi concreti specifici mostrati almeno a noi o ad altri, come quando egli ha detto che sarebbero pronte centinaia di migliaia di persone a partire. Per le informazioni che risultano a noi sui numeri
il dato è decisamente diverso. Ma per carità, pieno rispetto per l'incaricato pro tempore delle Nazioni Unite in Libia. Io torno al punto di partenza. Oggi la minaccia terroristica assume sembianze molto variegate e diverse. Stabilire una connessione tra sicurezza e migrazione significa dire una cosa che al momento non è nella realtà dei fatti, punto. Cioè, i terroristi che sono andati in Europa per colpire quelli che venivano da fuori non hanno viaggiato in barcone, hanno viaggiato in comodi aerei. Quelli che sono andati 15 anni fa a farsi saltare in aria le Torri Gemelle non erano dei rifugiati, erano delle persone che viaggiavano in business. Poi naturalmente c'è anche il caso della periferia estrema, c'è il problema della di alcune radicalizzazioni, c'è il problema delle carceri. Uno dei luoghi dove più di ogni altro in Europa si vive la radicalizzazione è il carcere. Non è il campo profughi, è il carcere. In Italia meno che altrove. Ma questo problema è dimostrato e in qualche modo verbalizzato, diciamo così, da ciò che è avvenuto in alcune alcune vicende qualche mese fa anche in Europa. Dunque io non vedo, ripeto, connessione tra diretta, almeno per ciò che è accaduto sino ad oggi. Continuo a dire che la vera questione in prospettiva è quella identitaria, culturale, è come riuscire a combattere e contrastare con durezza tutti coloro i quali hanno ovviamente mostrano segni di radicalismo, ma contemporaneamente lavorare nelle scuole, nelle periferie. Oggi abbiamo incontrato Renzo Piano, un progetto molto bello che lui sta facendo alla Columbia University e che credo sarà consegnato nelle prossime settimane. Siamo stati una mezz'oretta insieme a vedere questo bellissimo cantiere insieme al presidente della Columbia, a uno dei professori premi Nobel. Quella sarà un'area dedicata alle neuroscienze. Stiamo parlando di West Harlem, una zona che è periferia. E l'università funge da contatto e collegamento, e c'è una piazza. È quello che secondo me va fatto nelle periferie europee. Nelle periferie europee questo è ciò che ci attende, questo è ciò che ci serve. Luoghi di educazione, luoghi di incontro, luoghi di confronto. Tutto questo lavoro è un lavoro che richiede però generazioni. Tra l'altro, così annunciamo anche questo, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto anche un po' di punto con il senatore Piano sul progetto Casa Italia, e il progetto Casa Italia è un progetto che, sul quale spero che tutto il paese possa riconoscersi. Noi vedremo il prossimo venerdì, faremo una conferenza stampa con Vasco Errani, con la protezione civile, con gli amministratori, i presidenti di regione interessati, per fare il punto della situazione sulla ricostruzione, la parte diciamo amatrice Accumoli Arquata e gli altri territori interessati. Ma contemporaneamente deve andare avanti anche l'altra gamba del progetto, quella più di lungo periodo, di lunga scadenza, che è quella che riguarda il cosiddetto progetto Casa Italia e che vede in Renzo Piano il punto di riferimento insieme al professor Azione come project manager per aiutare l'Italia a prevenire. Dovessi fare un tweet, direi: bene ricostruire, prevenire è meglio. E quindi ricostruiremo bene, cercheremo di prevenire. Oggi ne ho parlato con il senatore Piano. Credo che davvero si possa fare un buon lavoro. Di nuovo l'appello a tutte le forze politiche perché su Casa Italia si mettano da parte per una volta le polemiche e le discussioni. E confermo, ciò che serve per le nostre scuole, adeguamento sismico, lo voglio dire ai genitori, ciò che serve per le nostre scuole, per i nostri edifici in cui vanno i nostri figli, sarà fuori dalle spese contabilizzate del patto di stabilità, perché va tutto bene, ogni regola sul patto di stabilità, ma la stabilità dei figli vale più che la stabilità delle tecnocrazie e delle burocrazie. Ultima domanda, chiedo, spero telegrafica, Serenella. Speri telegrafica, ti riferisci a Serenella o alla risposta? Telegrafica. Speravo una. A
proposito di patto di stabilità, oggi abbiamo letto sulla stampa di nuovo le parole di Weidmann, che torna a dire che l'Italia, insomma... Le parole di chi? Weidmann, Jens Weidmann, il presidente della Bundesbank. Ah, e ha parlato d'Italia. Ha parlato d'Italia. No. E dice che l'Italia, insomma, mette in dubbio il fatto che l'Italia abbia effettivamente applicato il rigore, insomma, l'austerità, e dice che i margini sono già stati ampiamente dati. Io credo che il governatore della banca centrale tedesca abbia un compito abbastanza ingrato e difficile, perché a lui va tutta la mia amicizia, la mia solidarietà, diciamo più correttamente, perché il suo compito oggi è quello di affrontare la grande questione delle banche tedesche. Noi facciamo il tifo che lui riesca ad affrontare questa questione. Voi sapete che si parla molto di qualche miliardo di euro di non performing loan delle banche italiane, argomento sul quale penso, spero e credo che si possa finalmente chiudere una lunga vicenda e mettere la parola definitiva fine a questa lunga vicenda. Ma per qualche decina di miliardi di non performing loan ci sono centinaia e centinaia e centinaia di miliardi di derivati nelle banche tedesche che riguardano direttamente il governatore della banca tedesca, che lui deve affrontare e risolvere. Dunque a lui il mio più affettuoso abbraccio e augurio di buon lavoro per risolvere i problemi del suo paese e delle sue banche, che riguardano anche noi, perché se c'è un problema nelle banche tedesche è un problema per tutta l'Europa. Noi siamo abituati a giocare nella stessa squadra, a fare il tifo per quelli che sono compagni di squadra, non a dare le pagelle agli altri. Quanto alle questioni italiane, l'Italia rispetterà le regole europee, lo fa non perché ce lo chiedono i tedeschi, ma perché è giusto per i nostri figli e per i nostri nipoti, e mi piace pensare di rispondere ai nostri figli, ai nostri nipoti, non a qualche banchiere tedesco o di altre nazionalità. Le regole europee, che spero vengano rispettate anche in Germania, dove il surplus commerciale è particolarmente elevato, e ciò costituisce un elemento di preoccupazione per la stabilità dell'Eurozona, le regole europee prevedono espressamente che vi siano delle cosiddette specificità in casi eccezionali, come ad esempio sicuramente quello, possiamo annoverare quello del terremoto, che è sicuramente uno dei casi eccezionali. Dunque auguri di buon lavoro al governatore della banca centrale tedesca. Ripeto il concetto sulle regole europee: io ho molta stima di Jean-Claude Juncker, le cose che lui dice le condivido, le cose che lui dice sono ampiamente condivise dal governo italiano. Noi abbiamo molto apprezzato l'intervento di Juncker al Parlamento europeo. Auspico che i prossimi passaggi dell'Europa siano più simili alle speranze che Juncker ha messo alla base del suo intervento che non alla deludente conclusione che si è avuta a Bratislava. Ma per quello che riguarda l'Italia sa come fare da solo. Un grande abbraccio al governatore della banca centrale tedesca. Quando avrà risolto i problemi dei derivati in Germania, tutti noi saremo molto felici di potergli fare i complimenti. Ci siamo con i tempi, è un vero peccato che possiamo dover andare via. Grazie mille, buon lavoro.